Secondo alcuni siti web, tra cui Wikipedia.org, negli anni dell'università comincia a scrivere sul quotidiano Avvenire, poi, dopo la laurea in giurisprudenza, conseguita presso la Sapienza nel 1995, collabora con l'agenzia televisiva Rete News a Montecitorio. Nel 1996 supera la selezione per la scuola di giornalismo radiotelevisivo di Perugia. La carriera televisiva comincia nel 1998 all'agenzia ANSA nella redazione di Bloomberg Television. Diventa giornalista professionista nel gennaio 1999. Il primo contratto in Rai è al giornale radio. Qui segue i principali avvenimenti della politica italiana e i vertici istituzionali, e diventa giornalista parlamentare ASP. In un mondo in cui il settore dell'informazione è spesso caratterizzato dall'obiettività e dalla neutralità, la scelta di un giornalista di condividere la propria storia personale può essere sorprendente. Alberto Matano, che per anni ha condotto il TG1 con autorevolezza e professionalità, si è aperto su se stesso e sulla sua vita privata. In un'intervista esclusiva, ha rivelato: «Non ho mai voluto raccontare le mie cose, al di là di compagna o compagno. Sono sempre stato molto discreto fin quando ho potuto. Considerando il lavoro che faccio, penso che un giornalista che fa il telegiornale, che rappresenta il TG, sia solo un tramite e non sia tenuto a raccontare la propria vita». Tuttavia, con il suo impegno nel programma La Vita in Diretta, ha deciso di condividere la sua storia personale con il pubblico, riconoscendo il rapporto di fiducia instaurato con gli spettatori.